Nella mattinata di oggi, 26 marzo 2021, si è svolta presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino una grande manifestazione per chiedere al governo risposte certe sul futuro di Alitalia e del suo indotto industriale. Alla manifestazione ha partecipato anche UGL Metalmeccanici, in difesa dei lavoratori e in particolare degli impiegati della Babcock International, operanti nel settore della manutenzione e del controllo veicoli. Abbiamo avuto l'opportunità di parlare direttamente con i rappresentanti di UGL Metalmeccanici e dei lavoratori di Babcock. Sentiamo le loro dichiarazioni. Oggi siamo qui per dare da supporto come UGL Metalmeccanici di Roma e nazionale per dare da supporto alla vertenza Alitalia del trasporto aereo. Alitalia, ma non solo, anche indotto. Abbiamo qui per esempio la Babcock International, azienda importantissima, basilare per la sicurezza, perché l'azienda fa manutenzione dei veicoli all'Italia, quindi parliamo di sicurezza. Azienda dove il contratto che durava anni di manutenzione in essere con l'Italia sta scadendo in questi giorni, proprio a fine mese, e i lavoratori non hanno nessun tipo di visibilità di quella che può essere il futuro. Quindi siamo qui per dare supporto, la nostra vicinanza, e per chiedere a gran voce al governo, al Ministero dello Sviluppo Economico, come abbiamo già fatto, richiedere un incontro urgente al fine di garantire la continuità lavorativa, la sicurezza per l'Alitalia e la continuità lavorativa e la sicurezza ai lavoratori e alle loro famiglie. Noi ci occupiamo di fare la manutenzione ai mezzi di terra di Alitalia. Siamo fortemente preoccupati perché il 31 marzo scadrà il nostro contratto con Alitalia. Sono 50 famiglie a rischio, famiglie che hanno problemi di mutuo, problemi di qualsiasi tipo, che purtroppo se non verrà rinnovato questo contratto diventeranno veramente pesanti. Quello che chiediamo è che si risolva al più presto la questione di Alitalia, perché indirettamente noi dell'indotto ne paghiamo le conseguenze. Chiediamo a questo governo di occuparsene quanto prima, perché per quanto riguarda il nostro caso specifico la scadenza è veramente a breve, abbiamo 5 giorni e dobbiamo assolutamente rinnovare questo contratto con Alitalia.